che vi pare potesse mancare il sondazzo? non poteva, il ritorno dalle vacanze, eh? Dice, ma normalmente tu facevi la canzone sondazzata, vero? Sì, è il sondazzo, sì, no, un momento, calma, facciamo piccola spiegazione, explication, sì, yes. Allora, ho pensato di fare una cosa così, di mettere momentaneamente da parte la canzone sondazzata, di fare un sondazzo magari in due parti, ecco, la prima delle quali è a tema e la seconda a tema libero, eh? Sì, ne parleremo, vedremo, intanto facciamo la prima parte a tema. Cari amici del vostro caro dolce amaro amico G, si dice ancora dolce amaro, anche se non c'è più quella sigla che dice così, vero? Sì, si dice lo stesso, no? No, dai, si dice anche caro, sì. Oh, dunque, è una situazione che mi sono pensato stamattina, sì, cioè, ma ha avuto un mese per pensare, no, un momento, pensata stamattina, nella migliore tradizione sondazzifera, situazioni me le invento o il lunedì mattina, normalmente, o in questo caso il mercoledì, perché è oggi il primo settembre, abbiamo ripreso oggi. Or dunque, io oggi sarò il signor Rumorini, come Rumorini, perché non si può chiamare Rumorini una persona, scusate, sono dei cognomi anche più buffi e più strani. Rumorini della ditta Prapra. Come sarebbe a dire la ditta Prapra? No, te lo dico io. E sì, ho Rumorini della ditta Prapra. Nessuno dice, ma ognuno le fa. Capito? Cioè praticamente lui ha messo a punto, cioè, va a installare un certo congegno che permette di non fare scuregge rumorose, no? E poi insomma ci sono varie cose che certamente bisogna che Rumorini telefoni a qualcuno e che la cosa abbia un suo svolgimento, ed ecco infatti che cominciamo subito il primo sondazzo con la prima telefonata del 7, perché ho trovato un 7 del 99-2000, ecco, ok, d'accordo, vuol dire che non c'è nessuno, è nella migliore tradizione, sarebbe così, non c'è. Pronto signora? Pronto? Senta, signora o signore, insomma, sono il signor Rumorini, signor Alfonso, in casa? Ma chi è che mi vuole? Ah, è lei, signor Alfonso, scusi, l'avevo scambiata per una signora, ma niente di male. Senta, sono il signor Rumorini, la ditta Prapra, nessuno dice ma ognuno le fa. La chiamo per quell'impianto ordinato da sua moglie. Guardi che lei ha sbagliato indirizzo, io non ho ordinato niente. No, è sua moglie. Guardi, sua moglie. Io non ho ordinato niente. Guardi, è sua moglie che ha ordinato! Ma non mi rompi i coglioni, se non ce l'ho la moglie, che moglie ci devo dire? E i coglioni ce l'ha? Scusi, ma che gente c'è in mondo, se non ce l'ha la moglie, ha ragione, se non ce l'ha, dobbiamo dire ragazzi, ha ragione, e non c'ha la moglie, come fa aver tirato la moglie qualcosa per lui, perché lui sarebbe uno scureggione, allora lei vuol, ma io l'ho richiamato perché, No, può capitare, no? Sì. Pronto? Scusi, signor Alfonso, ma... Ma senta, lei c'ha voglia di scherzare oggi? L'ha ordinato sua sorella, mi sono sbagliato. io voglio di scherzare, mai chiamati scherzi questi, lo sapete, provocazioni telefoniche. Perché è così incazzato, signor Alfonso? Che poi, tra l'altro, non ho detto nemmeno niente di strano, non ho ancora detto di che cosa si tratta. È per questo che lo richiamo, perché vorrei che... Insomma, si potesse parlare da uomo a uomo, anche se all'inizio aveva scambiato una donna, ma tanto tante volte scambiano me per una signora. Ecco, non l'ha ordinato sua moglie, non l'ha ordinato sua sorella, chi può averlo ordinato? Insomma, il signor Alfonso ha, una certa avversione nei miei confronti. Non capisco perché, non so perché, ma il signor Rumorini non gli sta molto simpatico. E vabbè, non importa, andiamo oltre perché lui non risponde più. È un uomo esasperato. La vita lo ha duramente provato. Che ne so io, Non si è mai sposato, probabilmente. Forse vedo uno dei pochissimi, vero? Beh,
questo mi farebbe piacere iniziare così con un vedovo, no? Fate un'altra telefonata, vediamo, no, nel senso che sono tutte vedove, no? Almeno un vedovo ogni tanto, concedetecelo, vero? Ho trovato un'altra persona a cui installare il congegno, no? Ma pronto? Pronto, signora? Sì. Buongiorno, la moglie del signor Domenico? No, sono la figlia. La figlia, non c'è il signor Domenico? Sì, chi devo dire? Signor Rumorini, la ditta Pra Pra. Un attimo, eh? Sì. Pra Pra. La ditta Cra Cra, ha detto Cra Cra, ma no. Rumorini della ditta Fatta. Fra Fra, boh, perfetto. Ma signor Domenico? Ma mi sente? Sor Domenico? Pronto? 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 Sor Domenico, è lei? Sì. Ah, ma ci sente? Sì. Meno male, pensavo fosse sordo. Sono il signor Rumorini, la ditta Pra Pra, nessuno lo dice ma ognuno le fa. Sì. Senta, la chiamo per quell'impianto ordinato da sua moglie, no? Mia moglie non l'ha ordinato proprio a me. No, un momento, calma. No, l'ho ordinato una cosa per lei, però, signor Domenico. Capisce? Capito, vado avanti, va. Allora spiego, si tratta di un congegno che, installato in loco, permette di evitare fastidiose emissioni acustiche non volute. A me non mi risulta. Evidentemente ci saranno dei momenti in cui sua moglie, insomma, ha dei problemi. Mia moglie gliela passo. No, ma no, devo parlare con lei per l'installazione. Non credo che l'ha ordinata lei. Certo, sentiamo. Pronto, la moglie del signor Domenico? Sì, dica. Ecco, o lei o sua figlia, qualcuno ha ordinato questo impianto di ammortizzamento di rumori. Niente, no, guardi, per suo marito. No, guardi, noi installiamo in loco, no? No, ma non mi interessa, guardi, proprio è il momento che non posso neanche ascoltarla. Sì, per quale motivo, signora? Sono indegno delle sue orecchie? Lei mi dice che io ho ordinato, io non ho ordinato niente. Ma siccome suo marito evidentemente ha delle flatulenze. ma sentila, ora io la richiamo. Io non la posso ascoltare. Chi sei, la regina? Chi sei, la regina Elisabetta? Andiamo, che anche lei è più accessibile ormai, no, per dire. Basta dire, pronto? Balmoral? Lei la risponde subito. Sono Diana, che dico, quella casca in terra. L'ho richiamato, ora viene la figlia. Lui non viene più, è un pezzo che non viene. Pronto. Più. Pronto? Mi dica. Signora? Mi dica, guardi, non ho tempo da perdere. Guardi, io non sto facendo così, per scherzo, io sto lavorando, signora, il soldazzo è una cosa seria. Senta, signora, io devo installare nell'ano di suo marito questo congegno che permette di evitare questi rumori. Sì, va bene, va a cagare, bello. Che volgarità nelle persone. Poi mi ha fatto capire che ero bello, ma sai, a volte traspare anche dal telefono. Sì, andiamo avanti, lasciamo stare questa gente volgare, per carità di Dio. Andiamo oltre. Sì, andiamo oltre, facciamo questo. Non hanno ordinato mai nulla, mai più. Dunque, vabbè, chi è questo? Ah, Vincenza, sì, è Vincenza. Vediamo un po'. Sì. Pronto, Gianarani? Sì, ho capito. Con chi parlo? C'è Vincenzo? C'è il signor Vincenzo? Sì. E lei? Sì, con chi parlo? Senta, sono il signor Rumorini della ditta Pra Pra, nessuno dice ma non le fa. Capisce? Ma ha capito? No, non ho capito bene. Ha dei problemi di udito? Senta, io sono il signor Rumorini. Ugolini? Sì, ma come gli pare a lei? Della ditta Pra Pra. Sì. Ha capito? La conosce questa ditta? Cosa dice lei adesso? Cosa vorrebbe? Ah, dunque, la chiamo per quell'impianto che è stato ordinato per lei. Un impianto? Sì, un bel impiantone. Che impianto sarebbe? Allora, è un congegno che, se lo si installa nel posto giusto, no? Permette di evitare queste emissioni acustiche, quelle che sa, sono un po' imbarazzanti, no? E in più le regaliamo il puzza fresh.
alla fragranza che preferisce, è praticamente l'arbre magique del culo. Va bene, a sentire, adesso sento mia moglie e poi ne riparleremo. Ma vede, è stata proprio sua moglie a ordinarlo, sa? Perché, no, guardi che mia moglie non c'è qua. E non c'è l'ha qua. Ordinato. Ma allora, siccome c'è un altro Vincenzo. Signor Vincenzo, posso chiedere una cosa? Senta, ma lei ha delle flatulenze? Come? Lei ha delle flatulenze? No. Soffre di meteorismo? Niente. Scureggia? Niente. Mai? Mai. Tutto dentro tiene? Sì. Ma qualche rutto lo farà? Qualche rutto, sì. Ah, i rutti, vede, noi abbiamo anche l'apparecchio per il rutto, sa, signor Vincenzo. Va bene, ma io devo sentire la moglie, arrivederci. Se ne va dal culo, si mette in bocca, non c'è problema. Ma te dimmi, ma niente, lui non le fa tutte le scuregge dalla bocca, poi no, e poi era anche la sua moglie. Fortissima anche la voce di questo personaggio, un vero e proprio personaggio, no? Sì, ecco, facciamo un altro numero. Questo è un nome che mi ricorda un cavallo. Un cavallo, sì, di un film. Sì. Vediamo. Dai. Ma oh, non scureggia nessuno, eh. Oggi come oggi c'è nulla da fare. Non scureggia, figurati. Infatti nessuno lo dice, ma ognuno le fa. E quindi. Pronto? Yeah. Buongiorno, c'è il signor Nestore? Chi è? Sono il signor Rumorini della ditta Pra. Un attimo. Prego. Questa deve essere una che lavora ai tassi. 1-1 Torino nome. Anche questo è un film aspetta, con Johnny Dorelli. Pronto? E Gloria Guida. Pronto? Buongiorno. Mio padre non c'è, Gianelli Nestore. Nestore, sì, Nestore. Ecco, lei è la figlia? Sì. Sua madre non c'è? No, chi lo voleva? Io sono il signor Rumorini della ditta Pra, nessuno dice ma ognuno le fa. La chiamo per quell'impianto ordinato appunto da signor Nestore? Per evitare queste fastidiose emissioni acustiche, no? Mi pare che mio padre non abbia ordinato niente. Comunque, e in più ho ordinato anche il Puzza Fresh, che evita insomma cattivi odori. Ma per che cosa? A cosa si riferisce? Sì, alle flatulenze. Io non lo so, quando è stato fatto questo ordine di scuola? Guardi, noi abbiamo dovuto poi fare tutto su misura, eccetera. Diciamo sono due settimane. No, ci mancherebbe. Io sto mangiando. No, guardi, il meccanismo è semplice e geniale, anche se un po' costoso. Lei è divertente. Ma guardi, sì, è un bouchon, un bouchon. Lei sa cos'è un bouchon? Arrivederci. È un tappo, grazie. È un tappo, signorina. Come sono divertente! Oddio! Mi sbrotolo addosso da me! Non andate a mangiare. Comunque, un buscio. Vabbè, d'accordo. Poverina, anche lei ha bisogno di mangiare. Andiamo da Giuseppe, allora. Andiamo da Giuseppe. Sì. Che tu ci vuoi fare? Che tu ci vuoi fare? Meno divertente sarà sentire le scuregge di suo babbo. Vabbè, cazzi. Ognuno poi decide come vuole. Dignere. Dunque, vediamo invece dal signor Giuseppe come la va, se la va. Sai che hanno risposto proprio tutti? Uno che manca ci deve pure essere, ci mancherebbe. Se no il sondazzo non è il sondazzo, il G non è il G, il Radio Blu non è il Radio Blu, voi non siete voi, noi non siamo noi, il mondo non è il mondo, che gente c'è nel mondo? Stavo pensiero, che gente c'è nel mondo, finalmente l'ho detto. Allora abbiamo trovato anche l'assenza, e l'assenza ci conforta. Perché? Perché un'assenza significa 100 presenze, diciamo così, va. Tanto per dire qualcosa. Dunque, ecco, si va da Mario, io sono Rumorini. Ma è il signor Rumorini? Pronto? Pronto, signora, c'è il signor Mario? Chi è che lo vuole? E sono il signor Rumorini della ditta Pra. Un attimo, che posso passarle mio figlio? Perché? Non lo so, perché cosa le serve? No, è una cosa che dobbiamo installare. Installare al signor Mario. Va bene. Sì. Mario, vieni un po' a sentire. E tu hai capito? Scappare. Mi penso sempre all'installazione nel culo di questa cosa. Ora arriva Mario. Pronto? Pronto, signor Mario? Sì. Buongiorno, sono il signor Rumorini della ditta Pra. Nessuno lo dice, ma ognuno le fa, lo sa, vero?
Non so cos'è. Senta, quell'impianto, no? Ora, io sa, sono una persona molto discreta, nessuno lo saprà. Quando possiamo venire per impiantarglielo? In loco, eh? Di cosa? È quel congegno che permette di evitare quelle emissioni acustiche, sa? No, io guardi, non lo so. Cioè, lei ha capito di che si tratta? No, non lo so. Cioè, lei scureggia e noi le mettiamo un tappo nel culo così non si sente più nulla. No, non lo so. Come non lo sa? Ora glielo ho spiegato molto chiaramente. Vabbè, ma non ci fa comodo. Senta, il puzza fresh in che fragranza lo preferisce? Abbiamo limone, fragola, lampone. No, ma cosa... Cioè, abbiamo anche un moderato odore di merda che in qualche modo può essere, insomma, gradito. Vabbè, ma cosa vi rompire? Rompire? Rompiriamo un altro pochino, va, si riamo. Ma guarda un po', eh? Perché c'è anche quello, ha un gradevole odore di cacca che non è così forte, però può essere quello che dice: ah, però non è male questo screccio. Uno se ne può anche annusare nel letto, insomma. No, va, appunto. Allora, no. Pronto? Ah, sì. Lei è il figlio? Sì, sono il figlio. Ah, mi fa piacere. Ho parlato un attimo fa con suo padre. Ma suo padre è stato un po' così, forse non ha capito bene. Ma non so, di cosa si tratta? Di cosa si tratta? Io sono il signor Rumorini, della ditta Pra. Sì. Ecco, insomma, è stato ordinato un congegno per evitare che suo padre faccia troppo rumore dal culo. Ecco, questo è quello che le volevo dire. E noi dobbiamo installarglielo. E dobbiamo trovare il modo di convincere questo uomo a installarglielo, perché voi avete i vostri problemi con quest'uomo, insomma, no? Allora è vero, lei ride, allora è vero. Sì, comunque mi dica cosa. Dunque, è un meccanismo semplice, geniale, un tappo a valvola che concentra il suono su di sé respingendolo fortemente all'interno delle viscere, no? Questo suono, che esce appunto dall'ano, viene ributtato dentro e viene fatto fuoriuscire dal naso. Cioè, praticamente lui ogni volta che ha una scureggia da fare, lui deve far finta di soffiarsi il naso, perché il suono esce dal naso, e quando lui fa finta, maschera la scureggia, capito? Ho capito. Ecco, e poi naturalmente c'è un odore, perché noi abbiamo anche, diamo in omaggio, il puzza fresh, che è detto l'arbre magique del culo. Ecco, quindi evidentemente lei può scegliere la fragranza che vuole, è una fialetta ricaricabile, no? Sì. Ecco. E in che fragranza lo volete? Anche questo volevo sapere. Non mi interessa niente. Ah, ma non è per lei, è per suo padre. Sì. Che voi vi capisco, poveri martiri, e lui pum, pum, patata, pra, 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 pra. Infatti nella sua vita si chiama pra pra. E infatti. Lei ha qualche. Non ha problemi in questo settore? Di cosa, scusi? Il settore delle flatulenze. No, nessun problema. Nemmeno qualche ruttino le scappa? Niente. Casomai per il ruttino si toglie il tappo dal loco precedente e si infila in bocca. Ho capito. E la stessa cosa, fa i rutti profumati, guardi, è una cosa meravigliosa. Anzi, la gente vorrà che uno faccia un rutto, perché dice: ah, che bel rutto profumato, meraviglioso, ah, fantastico. Le donne, non le dico, le donne vanno pazze per i rutti in bocca. Cioè, mentre mi baci, ruttami in bocca, fanno così, aria, prà, questo rutto, o peggio ancora. Vabbè, comunque adesso la devo lasciare. Questo mi provoca un trauma, le posso dire. No, un trauma da abbandono, guardi. Non si traumatizzi. No. Queste cose non abbandonate gli animali, prego. Non si traumatizzi per queste cose, sono queste piccole cose. Non sono tanto piccole, sa? Perché sono una persona molto sensibile, sa? Sì, ma non mi abbandona, per me insomma, una persona, io sento come un vuoto dentro. Ho capito. Allora devo mangiare molti fagioli. Ecco, ora e mi consolo mangiando i fagioli, allora. Buon proseguimento, Sì, continua il sondazzo.
come ho detto prima, e lo ripeto adesso, cari amici del vostro caro amico G, il sondazzo si suddivide da oggi, almeno così facciamo questo esperimento, in due parti. Non più il sondazzo e la canzone sondazzata, o la canzone sondazzata e il sondazzo, no, ma il sondazzo e il sondazzo. Bella questa, eh? No, più che altro, il sondazzo a tema, come ho detto prima, un tema fisso per la settimana, e un sondazzo senza tema, così, anche senza timore, perché vuol dire la stessa cosa. Cioè, sì, no, con la stessa parola si dice anche senza timore, senza tema, senza tema. Dunque, cioè il tema me lo faccio dare, è una cosa che mi piace fare ogni tanto, e voglio invece farne un filone, una branca, del sondazzo stesso. Cioè, nessun tema, nessuna situazione prevista, e che succede? Niente, forse niente, forse tutto. Mi faccio dare i temi dalle persone, gli spunti mi vengono da loro, da loro. Da chi? Da loro, dalle persone. Ah, già, dalle persone. Dunque, però se ogni telefono alle persone è inutile, no? Vero? È chiaro. E quindi facciamo subito un numero e vediamo cosa potrà mai succedere. Non lo so. Andiamo così, allo sbaglio. Così no, possono intervenire tutti i personaggi. Pronto? Chi è? Come chi è? Un momento, chi è? Si diceva da sola alla porta. Al telefono dice chi parla. Quando lei risponde al telefono deve dire chi parla. Quando suona alla porta dice chi è. Allora, ricominciamo a capo. Pronto? Pronto. Sì. Vado avanti. Chi parla? Oh, bravo, benissimo. Amici. No, ho sbagliato, perché amici si dice quando si suona alla porta. Allora, buongiorno, ho bisogno di un tema, me lo dà? Mi dica. No, mi dica lei. Cioè, io la sento un pochino così, frastornato, può essere? Ha qualche piccolo problema di identità, cioè sua o mia? Cioè, lei non si rende conto? No. Beh, si renda un po' più conto, insomma, se no io non ho poi lo spunto per fare la prossima telefonata. Mi dia uno spunto, me lo spunti per favore, me lo spunti. Mi dica. Ma come mi dica? Abbia pazienza, lei non fa dire altro che dire mi dica. Lei deve dire a me, mi dia uno spunto. Quando me l'ha dato, io vado a fare altre telefonate, mica a lei. Lei la lascia in pace, mi dà uno spunto, cioè, cosa posso dire alle persone quando telefono? Me lo dica lei. Ok, mi dia uno spunto. No, me lo dia lei. No, un momento, allora io ho telefonato io, abbia pazienza, lei già mi dice chi è e già mi butta di qua. Cioè, voglio dire, qui lo spunto l'ho chiesto io, me lo dia lei, se poi me lo chiede lei glielo do io, ma prima me lo dia lei. Pronto? Pronto. Mi dà questo spunto o no? Ok, mi dica. Ah, questo sarebbe lo spunto allora. No, mi dica che questo è lo spunto? Cioè io devo telefonare alla gente e dire ok, mi dica? Ma lei per cosa ha chiamato? Per cosa ha chiamato lei? Per uno spunto ho chiamato. Lei me lo dà questo spunto o non me lo vuol dare per niente? E lei mi dica cosa vuole. Uno spunto! Lei è un uomo, vero? Sì. Cioè, un ragazzo, un giovane. Sì. Ecco, con poca fantasia. Sì. Le piace la passera? No. Ecco, vedi, lo sapevo io. Lo immaginavo io, lo volevo dire prima, ma poi. Cosa le piace allora? Mi dica cosa le piace nella vita? A me? Sì. Far niente. Proprio niente? Niente. Lei è disoccupato? Sì. Quanti anni ha? 30 anni, è disoccupato ed è contento? Sì. È contento? No. Le piace far niente? Poi? Sua moglie? Non sono sposato. E per forza, chi la sposa? Disoccupato, non c'è una lira. Non fa niente, scusi, non gli piace nemmeno la passera, come fa a sposarsi? Scusi. Come si fa, Dio mio? Come si fa? Ecco. Figli? Figli niente, no, evidentemente. No, ma nemmeno è troppo faticoso. Trombare, è faticoso, vero? Giusto. Come si fa? Oh, bisogna prima cosa avere un'erezione, giusto? Oh, difficile, oh, che palle. Cioè, bisogna avere anche le palle. Sì. E poi praticamente fare l'introduzione, no? È vero? È faticoso, è vero, l'introduzione è tremenda. Oh, mamma mia, che fatica. E poi il peggio deve ancora venire. Su e giù tutte le flessioni, mamma mia, ma ci si spezza, no, assolutamente, guarda, no, ha ragione lei, insomma,
È faticoso, E poi alla fine c'è da toglierlo anche. Mi sono dimenticato l'orgasmo. È l'unica cosa buona, ma dura troppo poco, no? Tu stai lì tre ore, e poi 2 secondi, non vale mica la pena. Ha preso lo spunto ora? Ha preso lo spunto. Non ce l'ho ancora tanto spuntato. Cioè, poi bisogna levarlo, no? Poi? E magari se si è messo il preservativo bisogna, anzi, prima metterlo, poi toglierlo, che fatica. Poi un po' ripulirsi, no? Sì. E poi fare pipì anche. Oddio mio. Ma una cosa, guardi, è vero? Diciamo la verità, meglio nulla. È meglio sto senza. Senza? Lei si masturba molto? Io? Sì. Mi faccio 50 seghe al giorno. Ah, ma è faticosissimo. Dio mio. Ma lei avrà un braccio da tennista? Sì. Quale, il destro o il sinistro? Tutte e due? alterna. Senta, lei farebbe bene, che so, il barista, il barman. Uh-huh. Farebbe lo shaker. tutto shakerato. Senta, lei non spunta proprio niente. Veramente è uno che non spunta niente. Mi dispiace, ma gli spunti che mi ha dato li sapevo già. Sì. Per cui la saluto e le dico, guardi, continui così. Non faccia niente nella vita, anzi, posso darle un consiglio di quelli belli? S'ammazzi. Sì. Arrivederci. Non è tanto faticoso, ma se è faticoso lì per lì, poi dopo viene non far niente assoluto. Me lo consiglio. No, tutto quello che ho detto è tutto finto, perciò. Tutto finto? Si deve ammazzare. Madonna, ragazzi, che fatica. Tutta questa fatica per nulla. Mi dispiace, tutto finto. Ok. Arrivederci. Salve. Ciao. Mamma mia, c'aveva anche la voce così, cioè non lui, ma la linea era un po' disturbata. Però uno spunto me l'ha dato, no? Io penso che, ma sì. Uno spunto, sì, uno spunto se vogliamo in tutto questo discorso, qualcosa è venuto fuori, no? Sì, che la fatica, la grande fatica, è una grande, sì, questa fatica effettivamente è un'idea, è uno spunto che si può prendere al volo per utilizzarlo, vediamo un po'. Sì. Pronto? Sì. No, guardi, mi dispiace ma non posso. Troppa fatica. Pronto? Troppa fatica, signora. Per fare, appunto, troppa fatica. Non posso, mi dispiace. Ma guardi che mi ritiro, signora, guardi, avevo promesso, si fa, poi... Guardi che ha sbagliato il numero. No, signora, ma senta, Luciano c'è? Sì. Ecco, me lo passa, per favore. Sì. Da che è suo marito, Luciano? Sì. Ecco, me lo passa, per favore. Un attimo. Lo dirò a lui, Luciano, sì. Ovviamente io volevo dire... Ma Martini Luciano, ma se non si sbaglia con mio nipote? No, it's a party, there's a party! Martini! Pronto, Luciano? Sì. Che fatica, mamma mia, che fatica! Non posso farlo più, mi dispiace. Non ho capito niente, alzi la voce. Luciano! Sì. Non lo posso più fare, mi fa fatica! Che cosa non può fare? Mi fa fatica! Sì, ma dico cosa non può fare? La fica, cioè, dovevo fare, no? Luciano, sì. Mi sente? Sì. Ecco, sì. Avevo promesso, ma facciamolo, sì, dai, perché tanto lui non se ne accorge, non ce la faccio, ma mica perché, ma perché proprio fa, ma che fatica. Ma che cosa non deve fare? Trombare. Figurati. No, veramente, signor Luciano, io parlo seriamente, io me l'ho messo d'accordo, no? Però, ma con chi? Con sua moglie, no? Di che cosa? Quello ho detto prima. E allora praticamente no, non ce la faccio, signor Luciano, non ce la faccio. Allora, amico, cosa me ne frega a me? No, come cosa? Deve essere contento o forse no, non lo so, dipende dai casi. Ma di che cosa? Di che non trombo più, signor Luciano. Ma a me cosa me ne frega? Ma si rende conto della fatica che lei, scusi, da quanto tempo è che non Io tutti i giorni. Che non, tutti i giorni, no. Che non. No, che non, che Sì?
Con quella signora che mi ha risposto prima? Certo. E l'ho messo anche agli uomini io. Ah sì? Sì, sì. Ah, ma fa tutto lei? Certo. Cioè, uno può stare fermo, tranquillo e fa tutto sì, lei? Sì, e mi si gonfia sempre. Si gonfia molto? Molto. È molto gonfio? Sì. Come un pallone. Come un pallone? Pallone da calcio o palloncini di quelli da bambini lunghi? Quelli che ti spaccano il culo. Oh, meraviglioso. Allora, fai tutto te, Luciano? E dai, piantala via. No, piantamela te. Scherzare, piantala. Ma Luciano, ma... Prendiamo questo spunto. Ma no, sì, sì, sì. Prendiamo questo spunto e andiamo da qualcun altro. Certo, certo. Morti di sonno. Tutti i giorni. Gli si gonfia. Gli si gonfia. Che vuole? Esistente. Come inesistente? Ma come inesistente? Rifacciamo un altro numero per venire. Ma se magari c'è inesistente. Ma sì. Mi si gonfia. Dice, non usa dire mi si rizza, no? Mi si gonfia, mi si gonfia. Un pallone. D'accordo, d'accordo. Questi uomini che ammettono poi la loro omosessualità latente, no? Ma sempre lì pronta a venire fuori alla prima frase, magari scherzosa, ma scherzando. Arlecchin disse il vero. E beh, proviamo qua. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. No, 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 no. No, no, andiamo da qualcun altro perché qui non c'è nessuno e quindi andiamo così di tema in tema, di spunto in spunto e via via. Ha dato mi si gonfia, ha detto mi si gonfia, mi piace questo mi si gonfia, no? È originale, dice, vieni cara, mi sei gonfiato, no? Vieni qui, no? Pronto? Pronto? Chi è? C'è la mamma? Chi? La mamma chi? La mamma tua? No. La mamma di tua mamma? Sì. Ecco, ma passami la mamma di tua mamma. Nonna, ti vogliono. Non so, chi, non ti vogliono. Chi mi vuole? Non lo so. La mamma di tua mamma. La mamma di sua mamma sta raccontando tutto. Pronto? Pronto, signora? Chi è? Mi si gonfia, signora? Mi sente? È un pochino. Ho capito, il problema è l'udito, no? Il problema è l'orecchio. Signora? Cosa voleva? Mi si è gonfiato, signora. Mi si è gonfiato. Cosa sei gonfiato? Mi si è gonfiato, sembra un pallone, signora. Ma vai a pesare un culo. Appunto, io volevo... Però... Come dire, io mi ha detto che cosa mi sei gonfiato e lei subito, ma su, che gente, no, no, ma che, dico io, ma che, andiamo da qualcun altro. Ecco, sì, 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 sì. Questo che spunto può avermi dato, perché io faccio, insomma, così, staffetta. Però gonfiato mi piaceva ripeterlo, sì, 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 sì. Però, culo, non ho capito quello che precedeva la parola culo, ma culo l'ho capito benissimo, perché culo è international, secondo me, no? O quantomeno national. Ecco, sì. Sì, sono pronto? 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 Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, cosa desidera? No, mi ha chiamato lei. Ah, vuol sapere cosa desidero io? È ovvio, Io desidero un bel culo. Un bel culo. Ah, perché allora? mi si è gonfiato. Mi si è gonfiato. Ah. E allora? E allora può aiutarmi? Sì, come no? Se lei può aiutarmi, io, guardi, veramente posso ricompensarla. Va bene, dove ci vediamo? Mi dica lei. A Venza? Sì, dove? Dove? Lì all'angolo del semaforo. Quale semaforo? Quello centrale. Sì, ah va bene, ho capito, a che ora? Quando vuole lei? Mi dica lei, io vengo. Eh? Io vengo. Come la però presto, perché non voglio mi si sgonfi, capito? No, no, ma come la riconosco? Ma lei vede uno che c'ha un gonfio davanti enorme. Sì. Sono io. Ecco. Quindi dove se lo mette lei? Dove? Dove? A quella sua mamma, suo padre, sua moglie, tutti quanti ce n'ha. O quanti ce n'ho? O quanti tutta ce n'ho? La sua razza. Ma no, ma... Imbecile! È razzista.
No, no, vieni qui che poi ti faccio imbracare dei carabinieri, ti fanno loro il mazzo. Ma cosa c'entra i carabinieri? Un frettino. Ma cosa c'entra? Ma come si permette? No, fatti vedere qua. Ce l'ho tutto gonfio, ce l'ho. Sì, fatti vedere qua, frocio. Vengo lì. Vengo, vieni. Vengo a casa? Dove? Ci vediamo al semaforo o vengo a casa? Dove vuoi lei? Dove vuoi te, stronzo? Ma come ti permetti? Fatti vedere lì se c'è coraggio. Ce l'ho tutto gonfio, come si fa? Pupalo! Ma come non ci arrivo? È in lunghezza, non è in altezza. Pompalo! Vai in avanti, non vai in su. Ti stai un po' al telefono che ti sistemo io, chiamo i carabinieri così ti sistemo, ti rintraccio? E io che cosa ti devo fare? Io sto al telefono, però ce l'ho gonfio. Tienilo lì in bagnomaria. Non posso! Oh, cretino! Ma come ti permetti? Dice sta al telefono e poi riattacca. Era forte questo mio. Era forte. Oddio, era forte questo mio. Ma io non capisco la gente. Ma la gente, ma com'è la gente? Com'è la gente? Lo riamavo subito. Ma riamavo, sì. Ma che gente c'è nel mondo? Prima si fissava, prima mi illude e poi mi delude, eh? Via, via, che gente, Sì, sì, sì. Pronto? È sempre più gonfio. Allora, sta a sentire. Hai coraggio, dammi il numero di telefono, ti chiamo io. Porca miseria, mi chiami, ma io vengo a casa tua se vuoi. No, no, a casa tua ti pesco io a te. Oh, finocchio rimbambito. Vengo subito, guarda. Vieni e mi citofoni di sotto. Vieni, mi citofoni. No, non ti citofono, io vengo su. Vengo, dove? Vengo in casa, vengo. Vieni in casa. Io vengo in casa, capito? Va bene, vieni in casa. Le queste cose per la strada non si fanno. Allora vieni in casa, così siamo a posto. E cosa mi fai te? Cosa mi fai di bello? Cosa ti faccio? Troverai i carabinieri, ti portano in quel posto al fresco, così ti si sgonfia anche il cervello. No, ho bisogno di sgonfi il pisello, non il cervello, capito? Come devo fare? Vengo da te? Ma va, imbecile! Ma come ti permetti? Ragazzi, ce l'ho gonfio. Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo che io e il G porto con successo in piazze e locali della Toscana. Se hai un locale o organizzi feste pubbliche o private, chiamami allo 0574 57 17 21. Allora! Se non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...